Mi costringe a fare quella l'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affocare il sangue con l'umanità. Ci siamo ritrovati qui in Piazza Grande perché aderiamo alla manifestazione Unisciti con noi, che è una manifestazione a livello nazionale che in tutte le città, le città che aderiscono, il 18 dicembre alle ore 18 davanti a un ente istituzionale portano questi fagottini, li chiamiamo così, che rappresentano i bambini che sono stati massacrati a Gaza, e che sono tanti e che c'è una situazione praticamente insostenibile, come tutti sanno, dove diceva una mia amica, sono come in una tonnara, cioè vengono massacrati come tonni, sono dentro la rete, non hanno via d'uscita, e ci sono i viveri, non ci sono più, tipo acqua da mezzo litro che costa, l'acqua che costa 10 euro, corrisponde, forni che ce ne sono due in tutta Gaza, ed è una situazione, cerchiamo di alzare un po' la voce, di farci sentire, perché il mainstream in Italia è sempre Israele, dalla parte di Israele. Noi vogliamo che la guerra cessi subito, che la strage dei bambini sia fermata, stop, perché non è possibile che per massacrare della gente inerme e alle soglie del 2000 abbiamo messo appunto Erode tornato, perché in un periodo come questo, in un periodo natalizio, per i cristiani in particolare è impossibile festeggiare, è impossibile persino fare il presepe, cioè ti viene da pensare un attimino, perché le cose che stanno accadendo appunto in quei luoghi che sono luoghi sacri per i cristiani, per gli arabi, insomma, e anche per gli israeliani. Comunque, ecco, smuove le coscienze e guardare anche da un'altra parte, perché qui Al Jazeera non è che arriva molto, cioè devi andare a cercare certe informazioni. E questa sarà la prima, poi vedremo se ogni lunedì saremo qui presenti. E aggiungo anche una cosa, preparare questi, noi li chiamiamo fagottini, che sarebbero i sudari con cui vengono seppelliti i bambini, ha fatto veramente un'immensa tristezza, perché io avrei preferito costruire fiori, preparare il presepe con i bambini, non mettermi a preparare i sudari, dove ci sono i nomi delle bambine e delle bambine che sono stati uccisi. Allora, prima cosa che ti può fare, io racconto una storia. Un giorno ero con la mia famiglia, la nostra casa. Da dove vieni tu? È venuto dal Marocco. Ah. Va bene. Sta storia, ero con la mia famiglia, tutto quanto, la mamma, il padre e sorelle mie. E sono entrati 5 persone. Hanno detto che possiamo stare qui 5 giorni. Ma abbiamo detto sì, va bene. Poi tra un po', quando passate quelle 5 giorni, non sono usciti. Però hanno detto che sta casa è la nostra e hanno... cioè, in un libro, però sta casa da tanti anni fa è quella la nostra, sta terra la nostra, non possiamo uscire, non vogliono uscire. E quando è iniziato mio padre a parlare con loro, hanno ucciso mio padre. Dopo hanno iniziato con la mia mamma. Poi tra un po' hanno ucciso sorelle mie e sono rimasto da solo. Queste cose come in Gaza, questa storia così, come non parlo, il problema è che non parlo l'italiano bene, però c'è tante cose da raccontare, bambini hanno
Questi bambini hanno fatto niente. Qual è la colpa dei bambini in sta guerra? I bambini non hanno preso la pistola, non hanno fatto niente. Non è loro, non sono loro entrati il 7 ottobre. E quello è il problema. Qual è la colpa dei bambini? Voglio una risposta per questa domanda.